Ciao amici da Frank Bianconero. Oggi per via dell'influenza sono riuscito a vedere qualche partita in più in diretta, anziché posticipata di solito perché lavoro la sera o la notte. E ho visto Milan-Lecce. Innanzitutto complimenti per le sette Champions, perché sennò i commenti sono sempre quelli. E poi ho visto una squadra, il Milan, che non c'ha né testa né coda, dove gli unici giocatori con un po' di materia grigia in campo sono Çalhanoğlu, che ha fatto un numero da fuori classe, Hernandez e Donnarumma. Il resto sono giocatori non da Milan, secondo il mio pensiero, forse un po' romagnoli, ma forse. E Leao, un giocatore di 19 anni che secondo me diventerà un ottimo giocatore. Poi bisogna vedere se negli anni migliore diventerà un top player, rimane buono o sarà un super giocatore. Questo lo dirà il tempo. Vedendo la partita, ho visto che il Milan doveva chiudere il primo tempo 3-0. E siamo sempre le solite, le classiche partite che se non chiudi le partite quando vanno chiuse, le riapri. Perché poi Lecce, secondo tempo, non ha rubato nulla. È stata una partita equilibrata. Il primo tempo il Lecce sembrava in balia del Milan, ma per il secondo tempo il Lecce alla fine si può dire pure che ha meritato il risultato, perché se guardiamo la differenza, i cambi che ha fatto il Lecce, Perticcione e Farias, hanno un po' cambiato il gioco del Lecce. I cambi che ha fatto il Milan, Rebic, Krunic, non hanno fatto nulla. Sì, Piontek ha toccato il pallone del gol, quello è il suo mestiere, perciò ha fatto un bel gol perché si è fatto trovare pronto. Ma i cambi del Milan, soprattutto Rebic e Krunic, non hanno dato quell'apporto o quel supporto alla squadra che magari Pioli si aspettava. Rimane il Milan inconcludente, non è l'allenatore che fa il risultato e le vittorie, ma sono i giocatori. Gli ultimi 5 minuti del Milan, dopo il 2-1, prima del 2-2 del Lecce, tra Suso, Biglia, girava una palla, si faceva anticipare, si cagavano sotto di dover vincere la partita. Questo è perché non c'hanno giocatori di spessore. È inutile dire. È inutile stare in tribuna ex giocatori di spessore. Non sono loro. Ci vogliono in campo i giocatori di spessore. Io ripeto, sono stato sempre affascinato dal Milan vincente, con la politica, con la teoria vincente del Milan. Ma ora è qualcosa di inverosimile, e non è Pioli, non è Gattuso, non è Mihailovic, non è Pioli ora, non è Giampaolo, non è Montella, sono i giocatori, stanno da 4-5 anni là. Gli acquisti quest'anno capaci sono Hernandez e Leao, il resto il Milan è qualcosa di ridicolo, compreso chi è sopra, che sono 5-6 dirigenti che prendono milioni di euro, che non hanno fatto mai quel lavoro, a partire da Maldini. Il campo è una cosa, la dirigenza è un'altra. E ripeto, complimenti per le sette Champions, perché sennò il discorso è: noi le sette Champions, voi le finali perse. Dico soltanto l'ultima cosa, che Suso è uguale al Bernardeschi della Juve. Però voi avete più di un Suso, la Juve fortunatamente c'ha solo Bernardeschi. Queste sono le differenze. Comunque ora ci sarà la Roma, poi sarà la Spal, poi ci sarà Lazio e Juve. Non so se sarà la svolta del Milan o sarà direttamente il baratro. Io penso più alla seconda. In più, meno 150 milioni. Ciao Champions, perché ormai non la vede più, sono anni. Le ha vinte sì, ma ora basta, perché il calcio poi deve continuare. La storia va ricordata, ma poi va seguita. Non si parla sempre solo di ricordi. Ciao a tutti da Frank Bianconero, fino alla fine, forza Juve. Dai Mina, prima o poi ce la farai.